Allora, cari amici, oggi parleremo di due argomenti sostanzialmente vicini l'uno all'altro. Faccio vedere i libri. Questa è la storia più recente di Alain de Benoist sull'orlo del baratro, perché qualcuno dice che non si riesce mai a leggere. E allora, eccolo qua, sull'orlo del baratro, o del baratro se preferite, di Alain de Benoist, il grande, notissimo, come sottotitolo, il fallimento annunciato del sistema denaro, con prefazione di Massimo Fini, Arianna editrice. Ecco qua. Prego. E l'altro è questo, che sono due elementi. Questo sempre è Alberto Mondini, anche lui noto compagno di lotte o camerata di lotte, come preferite. Alberto Mondini, il tradimento della medicina. Mondini è il professore. Ho l'impressione che sia morto. No, non credo. No? Non credo. Io mi ricordo, ho fatto una conferenza con lui, più o meno l'età mia, forse 5 anni di più, non molto di più. Ma è molto tempo che non lo sento più. Questo è vero. È bene che ne parliamo. Sì. E quindi Mondini era quello che aveva affermato che praticamente i tumori erano una specie di funghi che erano sfuggiti al controllo immunitario. Lui, infatti, aspetta, fai vedere che lì c'è la prefazione proprio... Simoncini. Tullio Simoncini, che più o meno ha la mia stessa età. Sì. Ecco. Allora, questi sono i due libri di cui leggeremo alcune pagine. Però prima, sempre per rimanere nell'ambito dello stesso discorso, cioè che, e questo è il punto essenziale che dobbiamo dire, questa pandemia è uscita. Pseudo pandemia. Sì, vabbè. Come le altre. Poi c'è una bellissima cosa da dire. C'è la storia della pandemia, ci hanno provato di nuovo, no? Circa 10 anni fa, a inventarsi un'altra pandemia, per la quale H1N1, la Novartis aveva approntato un vaccino. Leggeremo in seguito tutta la storia di questo vaccino, perché riguarda l'intero popolo italiano, in quanto il Ministero della Sanità ha acquistato un numero indefinito di dosi prepagandole e con un contratto, mi pare 14 milioni. Le dosi no, erano di meno, perché quelle che sono rimaste sono state 11 milioni già pagate, che nessuno giustamente ha utilizzato perché non servono un cazzo, però giustamente l'allarme creato è servito proprio per far vendere con un la massima urgenza, sì, quindi con il surplus, esatto, di costi, bravissimo, che questo prevede. Esatto, mentre nel caso di emergenza il prodotto che viene venduto al Ministero della Sanità viene pagato per intero, in questo caso il contratto fu fatto in modo tale che qualora le dosi non fossero state ritirate dai depositi della Novartis, queste dosi sarebbero state comunque pagate. Questa è la ragione per cui hanno creato tutta questa situazione, terrorizzato un'infinità di persone, perché devono vendere ai rispettivi ministeri della salute o pseudosalute centinaia di milioni di dosi di vaccini. A questo proposito volevo intervenire brevemente ricordando che nel 2017, quando la Lorenzin, bontà sua, da perfetta idiota e ignorante in materia, aveva previsto, la gente questo non l'ha probabilmente mai saputo perché
non l'ha captato più che salute. I telegiornali, i giornali non ne hanno parlato. Ma le vaccinazioni obbligatorie che prevedeva, le 10 vaccinazioni che prevedeva la Lorenzina e poi successivamente l'altra, la Grillo. Che cosa prevedeva? Indovina lo Grillo. Prevedeva non solo la vaccinazione con 10 dosi a ciascun bambino, non mi viene il termine. Sì, ma comunque fino a 16 anni, ma in realtà la legge, quella legge lì, la 119 del 2017, prevedeva anche 3 vaccinazioni l'anno fino a 64 anni. Esatto. Quindi altre 15, 20, 30 vaccinazioni a ciascuna persona. Quando io ho fatto un attimo i conteggi sulla base dei costi medi che ci avevano, certo, questi vaccini, che variavano fra i 50 e i 200 euro, sì, a pozione. Chiamiamola pozione, che il nome è esatto. Esatto. A pozione, sì, non porzione, pozione. Che no? È sinonimo di veleno. Esatto, bravissimo. Venenum. Esatto. In cauda venenum. Esatto, nella coda, nella coda della Lorenzina. Certo. Vai a vedere se c'ha la coda, quello è il demonio. Allora, io ho fatto un attimo due conti della serva e mi sono esposto dicendo che questa operazione della Lorenzin, che è ancora meno di quello che sta andando in auge in questo, certo, momento qua, valeva per il fisco italiano, per il governo italiano, circa 100 miliardi di euro, lo dicevo 4 anni fa, nel, esatto, 2017. Quindi questo per dire che quella, diciamo, metodologia, quella strategia messa in atto allora era solo appunto una piccola enunciazione del teorema delle vaccinazioni obbligatorie per qualunque genere di idiozia, che a questi governi, a partire da lontano, perché pure prima c'erano state quelle della mucca pazza, tutti i cazzi, eccetera, sì, sì, certo, che è tutto descritto, sta portando alla follia terroristica di questa infame strategia di marketing messa in atto da questi governi, pseudo governi, mai eletti da nessuno, mai registrati nelle campagne elettorali, addirittura denunciati per usurpazione di diritto dal Consiglio della Corte Costituzionale, che guarda caso poi invece di andare a intervenire a chiudere il discorso e far, esatto, rincominciare tutto la procedura, le procedure democratiche in maniera corretta, ha preferito essere eletto il signor Sergio Mattarella da consigliere della Corte Costituzionale, che aveva condannato i parlamentari eletti in maniera, esatto, abnorme. No, più abnorme, fuori legge. Fuori legge. Era fuori dalla norma. La legge istitutiva delle elezioni era fuori legge. Appunto, fuori non norma. Non era valida. E quindi in quel caso lì appunto questo signore ha preferito essere eletto Presidente della Repubblica, e io, nella speranza come tutti, dico vabbè, adesso si fa eleggere e come Presidente della Repubblica manda sciolte le Camere, tutti a casa, ricominciamo da capo. Manco per cazzo! Non solo non ha fatto niente, ma continua a supportare in maniera feroce e delinquenziale. Spero che qualcuno mi denunci per ripetere, anch'io voglio così essere andiamo in tribunale. No, così diciamo i precedenti. Così diciamo la storia dell'Italia dal 1943. Tutta la storia. Mi viene da ridere per non incazzarmi. Compresa la strage di Portella della Ginestra, cari amici. La morte di Mauro De Mauro. E tutte le altre stragi, esatto, di Stato. Esatto. L'Italicus, Itavia, le bombe di Bologna. Esatto. Di tutto. Esatto. Cioè, tutte le stragi messe in atto, la Piazza Fontana, sì, eccetera, eccetera. Quindi, escono fuori tutti, dai. Tutti, sappiamo tutti, chi li ha messi. Stragi di Stato. Sappiamo perché sono state messe. Non a caso sono state denominate stragi di Stato, quindi sappiamo tutto quanto. Certo. Allora continuiamo su questo discorso, perché quello che a noi interessa oggi è sottolineare che la strategia della pandemia è una strategia esclusivamente politica, documentata. Noi abbiamo i libri, io l'ho fatti vedere più di una volta, basta andare
a vedere il video. Ti posso interrompere un secondo? Sì. Allora, no, perché ci sono gli amici che poi si incazzano perché io ti interrompo. No, no, vabbè, ma ti... Allora, voglio ricordare che l'altro ieri, 24 novembre, è uscita la fotografia, l'immagine diciamo statica dell'evoluzione dell'influenza stagionale in tutto il mondo e anche appunto diagramma per diagramma anche in Europa. Allora in Europa c'è una base zero. Ma basta che gli amici lo vanno a vedere. Un apice che arriva a febbraio dell'anno scorso, cioè di quest'anno, dopodiché c'è una discesa precipitosa a zero, cioè praticamente in tutta Europa e quindi anche in Italia non c'è più un cazzo di malato di influenza stagionale. Allora, uno mi deve spiegare, è morta l'influenza stagionale o è stata morta, ammazzata dalla Covid? Il Covid che ha preso il posto, non solo, ma come ho avuto proprio ieri la conferma, il fatto che abbiano stabilito che dovrebbero aprire gli occhi a qualche coglione, no? Ecco. Io l'ho mandato a tutti quelli che facevano i negazionisti del concreto, della realtà, del fatto. Allora, il fatto più eclatante è che hanno vietato di fare le autopsie ai morti. Certo. Questo è un fatto che dovrebbe... Almeno quelli che vedono i film di Sherlock Holmes, gli altri sono totalmente idioti e non sono assolutamente in condizione di valutare queste cose. Sto leggendo un bellissimo giallo, sono quasi arrivato a metà, una storia, una fantasia dell'autore che immagina l'eroe della situazione. Sì. Che opera fra la Giordania, Israele e la Siria alla ricerca del tesoro del Tempio, circa 200 tonnellate d'oro. E con tutte le vicende correlate. Ma guarda cosa, è incredibile. Adesso manco mi ricordo perché ho trovato il parallelo, ma c'era qualcosa che veramente La ricerca del tesoro. Sì. Vai a cercare il covidiota e troverai il tesoro. Perché è un tesoro economico di grandissimo valore. Certo. E allora, ripeto, non solo questo. Ah no, l'ho detto perché a proposito di Sherlock Holmes, Ma c'è un'altra cosa ancora molto più importante. Se tu denunci, clinica privata o ospedale, che un morto che è avvenuto magari perché c'ha un eccesso di scoregge, dici che è morto di Covid, ti pagano 2.000 euro. Allora questo dovrebbe mettere le persone che al medico danno 2.000 euro. No, al medico, all'ospedale o alla clinica. E anche al medico che certifica la morte. Ma è chiaro, è tutto collegato, certo. È un sistema criminale che è stato messo a punto e solo noi siamo in condizioni di poterlo disvelare, perché noi abbiamo la documentazione e gli amici che ci seguono anche su Telecroce 2 e su Accademia della Libertà hanno la possibilità di vedere i libri che io faccio vedere, perché io non dico niente che non sia documentato. Tutti i libri scritti 10-15 anni fa che prevedevano questa operazione. Chiaro? Questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello dell'asservimento culturale degli uomini di cultura, giornalisti, intellettuali per modo di dire, servi del regime, i quali non sapendo più cosa fare devono per forza assecondare il potere, se no li licenziano. Ed essendo delle teste di cazzo, sanno di essere delle teste di cazzo, esatto, incapaci, incompetenti, esatto, non potrebbero sopravvivere, esatto, altrimenti non saprebbero cosa fare, e probabilmente il loro lavoro potrebbe essere quello di togliere i pignoli dalle castagne e schiavarselo nel culo. Ecco, uno di questi intellettuali che fa tanto il furbastro scrive un articolo sul... Di quelli che ondivaga? Sì, sul venerdì del luglio 2020,
come fermare i civilmente incapaci, eccolo qui, lo vogliamo far vedere, come fermare non i civilmente, lo diciamo solo noi. Sì, ma i civilmente incapaci sono per loro quelli che rifiutano le imposizioni del regime. Quindi siamo noi allora. Appunto, ma siccome noi però siamo i civilmente capaci, perché quelli che creano la civiltà sono quelli che si ribellano ai regimi, certo, ossessivi, certo, e oppressivi, non gli altri, certo. E allora questo si è inventato, siccome è un furbastro di quelli veramente molto furbi, molto svegli, si è inventato la parola dei civilmente incapaci. L'altra cosa interessante che vogliamo far vedere. Ma chi è questo furbastro? Dai, dimmi nome e cognome. Chi è? Michele Serra. Ma vabbè, un coglione come lui. Vabbè. È conclamato da 30 anni, sì, che è un coglione. Sì, è stato pure buttato fuori dalla televisione di Stato, figuriamoci. Passa. Figuriamoci. Passa. Qual è il suo livello di cultura? Passa per grande intelligente, ma ne conosciamo tanti, no? Ne conosciamo moltissimi. Conosciamo ad esempio un certo tale che lavora al Corriere della Sera e ritiene di essere un grandissimo intellettuale. Poveraccio. Vabbè, l'altra cosa che invece trovo interessante è questa definizione. Aspetta che la facciamo vedere. Pubblicata sull'Espresso, che noi condividiamo. Ogni tanto anche l'Espresso la secca. Molto ogni tanto, ma ogni tanto lo fa. Aspetta che qua. Allora qui c'è la prima pagina con la figura del Bibitaro. Che appunto l'apertura è Di Maio, re del sì, ancien regime, Parlamento svuotato, democrazia indebolita, capi di partito onnipotenti, con il referendum costituzionale chi combatteva la cassa ne costruisce un'altra, ancora più intoccabile, mentre nel paese cresce il fronte del no. Oh cazzo! Ma quello si sono rimangiati tutto, eh! Ma lo abbiamo letto! L'abbiamo letto! Tutti! Guarda. La cupola dei supporter della. Oggi compio gli anni, Altan. Mi chiedo anche a che pro. Una con le tette un po' passata. Vabbè. La parola, ballano, la parola speranza, bello questo. È questo che volevi far vedere? No, ecco. La parola speranza. Io speriamo che me la cavo, guizzo creativo di un piccolo alunno napoletano e titolo di un bestseller degli anni 90. Eccetera, eccetera. Vuoi leggere te? No. Sì, dai, leggi te. No, che non lo leggo, dobbiamo far vedere altre cose. Vabbè, lo leggo che non è tanto lungo. Va bene. Allora. E oggi, al tempo del Covid, più invitante di un contratto filosofico sulla speranza, che è, come si sa, l'ultima a morire, ma è anche un azzardo che mette in gioco il sogno e ipoteca il futuro. Ora è più comodo cavarsela con quello che passa il presente, magari esorcizzandolo e affidandosi a formule magiche del genere andrà tutto bene, detto dai coglioni ovviamente. La speranza invece è impegnativa, è un salto coraggioso nell'ignoto con i piedi ben saldi nel passato. Immagina qualcosa che ancora non c'è, non è fatta di chiacchiere, ma progetto, e quindi di idee disegnate nella mente, e pronte a farsi concrete in una realtà che va anche costruita. Sarebbe preziosa in tempi così difficili, è invece vinta spesso da una concretezza fasulla fatta di previsioni incerte e numeri buttati là alla giornata. Concretezza fasulla. Il vaccino che ci salverà la vita è pronto in Russia, no, anzi, è in lavorazione in Inghilterra. E poi c'è il vaccino italiano, miliardi di dosi saranno distribuite a breve, tra 2 anni, 3, forse prima, vedremo. Nessuno invoca più la speranza per dare un conforto senza certezze, che è poi la cosa più vicina alla verità. I giovani che una volta erano detti di belle speranze, fra parentesi, o speranze a me ne inganni della mia prima età, si diceva Leopardi, chiusa parentesi,
si stordiscono in discoteca fregandosene dei contagi. I vecchi, a cui rimane solo la speranza, si fanno in disparte impegnati a sopravvivere. Gli adulti, che festeggiano questo eterno presente senza una visione di futuro, temono che invocare la speranza li faccia passare per imbecilli. A chi affidare quindi il compito di portare in vita la speranza? Alla Chiesa, che ne fa una delle sue virtù teologali, ma anche l'URSS chiude per virus? Alla politica, che ormai vive alla giornata... Ma quelli che vanno all'URSS, ma ci rendi conto? Che non guariscono! Si vanno all'URSS e si pigliano il virus! Oppure alla politica... Per gentile concessione della Madonna, diciamolo, certo. No? Oppure alla politica, che ormai vive alla giornata, negando la sua stessa vocazione, che la vorrebbe impegnata al bene comune dell'oggi e del domani. Meglio allora tenerci strette le nostre piccole speranze personali, correndo anche il rischio che diventino illusioni. Stefania Rossi, una bella interpretazione. Sì, una buona interpretazione. Mi piace. Non analizza nel concreto, no, comunque, la sostanza, sì, però è una, diciamo, filosofia valida. È ecco. Un Elzevir. Sì, un Elzevir valido. Tieni. Allora, cioè, su queste cose dobbiamo anche aggiungere il trauma della famosa presentatrice Mirta Merlino. La quale? Che aveva la detto? Quale rimase stupita nel vedere l'alta percentuale di no alla vaccinazione. Alla vaccinazione. Allora lei è partita con una sua campagna. Sua campagna, una sua nuova intervista pubblica, alla quale ha avuto una risposta che è ancora più massiccia del no. Quindi queste cose stanno a dimostrare che è vero che loro spaventano la gente. Ma è anche vero che la gente si fa prendere per il culo fino a un certo punto. Dopodiché incomincia a puntare i piedi. Esattamente. E poi la fase successiva soccazzi. È la stessa cosa che è successa nel caso della precedente tentativo di pandemia, quando rimasero negli scantinati della Novartis 11 milioni di dosi di vaccino che lo Stato italiano avrebbe comunque pagato. Ti avrebbe comunque pagato, è vero, storace? Vedi un po' se me lo smentisci. Era ministro della sanità. Come no? Allora, queste sono le cose che noi dobbiamo dire e ripetere sempre. L'abbiamo rivisto ultimamente come consigliere della Regione Lazio, ti ricordi? Certo. Noi era consigliere, è sempre presente perché ex presidente della Regione, evidentemente è sempre stato rieletto. Poi l'ultima cosa che volevo far vedere, perché è sempre bene chiarire i concetti e dimostrarli. Allora adesso c'è Corriere della Sera, 24 novembre, duello sullo stop allo sci. Eccolo qua. Ma allora, è follia pura, ormai. Allora, paranoia. Stiamo tutti per morire, allora devi chiudere assolutamente le piste, no, tutte le piste da sci. Oppure, siccome le piste da sci rappresentano giustamente il massimo veicolo di contagio, e allora questi qui si stanno a litigare se tenere o no aperte le piste da sci. Allora, francamente, con tutti i cazzi che ci sono. E quindi questo per dire come stanno realmente le cose, di cui parleremo poi in seguito, però quello che a noi interessava adesso era appunto sottolineare questi concetti fondamentali. Veniamo al libro di Roberto Mondini. Ah, scusa, prima che cominci vorrei dire, lanciare un messaggio, ecco. Allora, io ormai sono varie volte che vado alla sede del giudice di pace di Roma. Perché? Perché vado a depositare al ruolo i ricorsi contro i verbali per il mancato indossamento, sì, indossamento delle mascherine. E quindi vado appunto ad assistere, ecco qua ce n'è una. Cancelliamo la cosa, ma qui c'è il protocollo e tutte le altre cose che occorre sapere. Ecco, perché questa cosa
è di una importanza proprio perché vitale. Perché mi lasci sempre sola. Infatti, per stavo partendo, poi ho lasciato perdere. Per andare a metterti la mascherina. E quindi, che cosa ho fatto? Io insieme all'amico Giorgio e a altri abbiamo pensato bene che partendo dalla riflessione fatta per quello che riguarda la sentenza emessa dal giudice di pace di Frosinone, no? Che esatto, appunto ha fatto giurisprudenza e tanti poi hanno avuto la cancellazione del verbale, l'annullamento del verbale per essersi trasferiti da un comune all'altro, quella era la motivazione quando c'era il lockdown. Esatto, no? Sì. Allora, su una serie di motivi ovviamente giuridici, invece di chiamarlo lockdown, chiediamo l'arresto domiciliare, certo, che è il nome esatto. Esatto, arresto domiciliare. E non a caso con un nome straniero, perché non perché così la gente non se ne accorge. Oh, perfetto. Soprattutto la gente, esatto, penso forse l'1% conoscerà l'inglese, forse anche, certo, meno, forse anche meno, lo 0,3%, 0,1%, vabbè. Ma poi non lo dicono, lo ripetono stancamente, no? Sì. Per cui per far vedere che sono acculturato, certo, capito? Queste teste di cazzo. E allora, questo per dire che stiamo quindi portando avanti la strategia di presentare ricorso in udienza, probabilmente andrà in udienza, la prima udienza sarà fra 6 mesi, però intanto comunque noi andiamo avanti e entro 6 mesi comunque sarà presa una decisione in quell'udienza e quindi abbiamo già un'udienza con un magistrato e un'udienza con un altro magistrato. Ma probabilmente sono avvocati che fanno, sì, la funzione di magistrato. Esatto, esatto. E quindi sono meno corrotti. Esatto, esatto. Ed è il motivo per cui noi abbiamo tentato, adesso stiamo facendo il tentativo di esperimento in tribunale dei giudici di pace piuttosto che andare al tribunale amministrativo normale del Lazio, il TAR, dove invece sono abbondantemente corrotti. Tutti corrotti. Non ci diamo i nomi perché tanto cambia poco. Sì. Noi abbiamo molti, li abbiamo conosciuti. No, abbiamo anche denunciati, quindi sì. Li abbiamo anche denunciati varie volte. E fra l'altro abbiamo pure vinto alcune difendendoci da soli, abbiamo pure vinto delle cause. Ti ricordi quando proprio nei paraggi della tribunale trovammo un paio di fogli, 2 o 3 fogli, non so se te lo ricordi. No. Che era legato alla inaugurazione di quell'anno, non ricordo quale, dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, sì, dove il magistrato della Corte dei Conti, cosa che noi abbiamo denunciato su quella base lì, ma anche può darsi, abbiamo fatto varie querele contro la Corte dei Conti, sì, è stato il primo a denunciare la corruzione della Corte dei Conti stessa. Sì. Ecco, praticamente. Ecco, l'ha denunciato lui direttamente nell'inaugurazione. No, lui e anche altri 11 presidenti delle Corte di Cassazione che inauguravano i loro rispettivi anni giudiziari dal 2001 al 2011, cosa che noi abbiamo prontamente, sempre metodicamente denunciato. Esatto. Quindi non si può nemmeno dire che non abbiano detto la verità. La verità le dicono, però poi non fanno seguire fatti. Esattamente, ti immagini, fanno parte del giro, hai voglia se le cose. Vabbè, tu hai detto, allora vai avanti, passiamo a questi due aspetti. Il primo. Perché leggi queste cose? Leggo queste cose perché sono dei precedenti. Se non ci fossero i precedenti, non riuscireste a capire che lo strumento della malattia e della sanità è l'unico strumento valido per terrorizzare i sottoposti e per imporre un regime. Se no non c'è altro. Qual è la malattia più mortale? È il tumore. No, la vecchiaia. Ah, certo. Sì. E tutti dobbiamo morire di vecchiaia. Cioè, è vero. Quindi, chi è che si è inventato la guarigione dalla malattia della vecchiaia? La vita oltre la morte. Ah, direi questo, soprattutto la vita dopo la morte, certo. Eh? E la Madonna! Oh, l'anima dei mortacci, loro! Cioè, naturale. Va
Vabbè, anche prima, anche quindi prima si giocava i vari sciamani che si sono alternati nel corso dei circa 24.000 anni da che esiste l'Homo sapiens. Però non rubavano i soldi. Quelli però, che rubano i soldi sono i preti. Oltretutto. Hanno inaugurato un nuovo sistema. Hai capito? Rubare no, i soldi. Facevano le fazioni, gli sciamani, no? Sì, va bene, ma insomma non è che li rubassero sistematicamente come hanno fatto i preti cattolici. Costi sanitari complessivi. Questo è stato scritto, dicevo, da Alberto Mondini. Ma è stato scritto nel 2007. Ah, accidenti. Cita anche Beppe Grillo, lui, il quale Beppe Grillo ha fatto tranquillamente marcia indietro e ha sedotto i cittadini dicendo le cose come stavano. Poi, adesso che sta al potere, lui indirettamente, ovviamente, con i suoi sgherri, adesso ha smentito tutto, tutto quello che ha detto. Tutto completamente rivisto e revisionato. Allora, costi sanitari complessivi. La spesa sanitaria in USA copre il 14% del prodotto nazionale lordo, che nel 2003 si è tradotta in 1.600 miliardi di dollari, circa 3.000 miliardi di lire. Infine, cito ancora un solo dato contenuto in Death and Medicine, o meglio la conferma di un dato che è sicuramente valido anche per l'Italia, come citato prima. Quando i medici scioperano, le statistiche di morte diminuiscono. Incredibilmente. Sempre. Tutti questi dati impressionanti che riguardano gli USA potrebbero essere tranquillamente moltiplicati per 10 o anche di più per avere i dati complessivi di tutto il pianeta, considerando che la stessa situazione è più o meno uguale in paesi di simile livello tecnologico ed economico. In Italia, ad esempio, muore per un errore medico mediamente più del 6% dei ricoverati in ospedale. È un dato emerso in apertura del 6° Simposio Internazionale di Salute Pubblica tenuto a Villa Porro Pirelli di Induno Olona, organizzato dall'Ordine dei Medici della provincia di Varese nel settembre 2005. Per quanto riguarda i farmaci, e intendiamo i farmaci regolarmente sperimentati e autorizzati, è ormai quasi di routine che dopo un uso di 10 o 20 anni si scopra che sono gravemente nocivi. Dopodiché si riparte con un nuovo vaccino. Esatto. Vengono ritirati dal commercio per essere sostituiti da altri, i quali alcuni anni dopo seguiranno lo stesso destino. Questa è la logica del sistema. La nascita, l'apice e la morte del prodotto di marketing. Esattamente, è quello. Esattamente. Vai, vai. Sulla autorevole rivista British Medical Journal è stata recentemente pubblicata una ricerca dell'Università di Nottingham sui rischi legati agli antidolorifici, a cura di Julia Ipsley Cox e Carol Coupland. Hanno tenuto sotto osservazione 9.218 pazienti che avevano già sofferto di un primo infarto. È risultato che l'assunzione di antidolorifici aumenta il rischio di infarto dal 21 al 55% a seconda del principio attivo contenuto nel farmaco. In particolare ha destato preoccupazione il fatto che l'ibuprofen, che viene utilizzato massicciamente perché è una sostanza che costa pochissimo all'industria, contenuto in molti farmaci e considerato estremamente sicuro, tanto da sostituire il pericoloso rocefacoxib, principio attivo del Vioxx, recentemente ritirato dal commercio, aumenta il rischio di infarto del 24%. Questi sono dati statistici che nessuno vi cita, perché sono tutti allineati ai dettami di chi gestisce il potere sulle coscienze, sulle menti e sul lavoro altrui. Ma i medici che considerazione hanno di ciò che stanno facendo? Tra l'altro anche di recente la Federazione degli Ordini
dei medici italiani, di cui conosciamo perfettamente le affiliazioni, avevano stabilito che bisognava fare in continuazione dei ricoveri obbligatori nelle proprie case. Questi non so come è andata a finire, però c'è questo input che probabilmente loro hanno preso, sicuramente, tanto io li conosco, so perfettamente come vanno. Le tue bestie le conosci bene, insomma. Quando circa 20 anni fa un vecchio presidente di questa federazione mi dice: ma tu mi chiedi di andare contro l'industria farmaceutica? Non lo farò mai. Te credo. Il presidente. Ma i medici che considerazione hanno di ciò che stanno facendo? Beh, qui gettano la maschera. Nessun psichiatra. L'unica soluzione, detta così en passant, è la confisca delle imprese farmaceutiche. Esatto, è la nazionalizzazione. È la nazionalizzazione, sì, dei medicinali. Quella che propone. Quella che era. Ti ricordi la fabbrica di Firenze della militare? Certo. Certo. Di farmaceutici. Però quello. Loro quello era l'embrione, su quella base lì andava. Quelli producevano soltanto prodotti galenici. Sì. Che è importante, però producevano il famoso chinino. Certo. Che adesso l'hanno messo fuori commercio perché è l'unico attivo. Ecco perché io l'ho citato. È l'unico attivo perché utilizzato da circa un secolo e mezzo contro la malaria e soprattutto è utilizzato anche di recente per altre patologie molto gravi, e che era attivo, e siccome era attivo, con una decisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che oggi è completamente in mano ai privati, l'hanno messo fuori commercio. Oggi non lo puoi ordinare in farmacia. Oh, il chinino! Allucinante. Io sono stato curato col chinino. Mio padre aveva la malaria, si è curato per anni. È naturale. Aveva avuto qualche fastidio? Non me lo ricordo. Era pure. Non credo. Idrossichinolina, no. Ma ti immagini? Ma io ho. Prendeva la sua dose giornaliera di chinino, il chinino e finiva lì. Fra l'altro gliela passava gratuitamente lo Stato. E certo. Certo. Oh, anche se lo vai a comprare ti costa una sciocchezza. Se c'è ancora, perché era obbligatorio venderlo nelle tabaccherie, perché sì, era un prodotto di Stato, sì, e quindi assieme ai sali, ai tabacchi, che dipendevano dallo Stato, veniva venduto anche il chinino. Tenete conto che io per lungo tempo ho avuto a che fare, perché la mia azienda lo produceva, con un farmaco che ha salvato la vita a milioni di persone nel mondo, che era l'enteroviformio iodo cloro idrossichinolina, l'hanno tolta dal mercato. No, la iodo cloro idrossichinolina è la base della chinolina, ma la iodo cloro non ci andava, perché è diventato un potente normalizzatore della flora intestinale. Beh, bruciava sicuramente il cloro, igienizzava. E ha salvato la vita soprattutto nei paesi dell'est e asiatici come l'India, la Cina, eccetera, a milioni se non a miliardi di persone. Bastavano 3 o 4 compresse per bloccare la diarrea, soprattutto la diarrea dei bambini. Si mettevano le pasticche anche nell'acqua inquinata. Ma è naturale. Iodo cloridrossichinolina, che noi abbiamo venduto con due nomi. Prima enteroviformio e dopo il Mexaform, anzi con 3 prodotti. Enteroviformio, Mexaform e Mexase, perché il Mexase invece era iodo cloro idrossichinolina più enzimi pancreatici. Ah, quindi era anche un corroborante. Sì, ma al posto di prendere un enzimi pancreatici per digerire, tanto valeva che tu pigliassi un prodotto di questo genere che era un complesso, contemporaneamente metteva a posto la flora intestinale. Elemento importantissimo che oggi hanno capito, mentre noi parlavamo in relazione a questi prodotti, noi parlavamo di eubiosi contro la antibiosi, e nessun medico lo capiva. Parlo degli anni 60, è una parola che nessun medico riusciva a capire. Quando c'era un po' di diarrea ti proscrivevano l'antibiotico che spazzava via tutto e non ripristinava la flora, selettivamente, certo, la flora fisiologica. Okay.
No, ma era debilitante ancora di più, certo, rispetto, certo, alle coliche, alle, certo, scariche, c'erano in più anche le perdite. Ti fermavano la scarica di eroica, ma non risolvevano, anzi complicavano la situazione. Nessuno psichiatra è mai sottoposto ad elettroshock, la percentuale di medici che si fanno operare è vicina allo 0%. Il 70% degli oncologi dichiara che mai si farebbe sottoporre a chemioterapia. Va bene, siamo seri? E quindi vi chiedete se per caso questi medici che assecondano le decisioni di questo governo di mascalzoni sono in buona fede. Lo sai che sembra, c'è una diciamo teoria complottista fra virgolette, sì, che dice che i cosiddetti consulenti in realtà non sono i consulenti nominati dal governo, ma sono i governanti nominati dai consulenti. È naturale. Attraverso varie organizzazioni. Ma lo sappiamo. Addirittura i parlamentari vengono, studiano in Israele presso una società, adesso è inutile fare il nome, che fra l'altro non mi ricordo neanche, che è una di quelle che fa i corsi di preparazione e acculturamento di altri gradi delle istituzioni sia private che dello Stato. È chiaro. Quindi è possibile. Come ci dimostra Francesco I, che Israele è stato ampiamente spinto. Esatto. Sostenuto. Esatto. E ricordiamo sempre che Francesco I prende il nome non dal poverello d'Assisi, ma da Francesco Saverio, quello che ha cominciato a fare l'invasione, l'integralismo cristiano, portare l'integralismo cristiano, esatto, in Cina e nel sud-est, esatto, asiatico in generale. Esattamente. Sì. Il primo fondamentale globalista. Chi può essere interessato a bloccare quella che, dati alla mano, potrebbe rivelarsi una cura efficace contro il cosiddetto male del secolo? Sembrerebbe un controsenso, ma potrebbero essere proprio le industrie farmaceutiche e la comunità scientifica. Pubblicizzare e diffondere la scoperta di Aldo Alessiani, io voglio parlare appunto di Aldo Alessiani, medico amico, il quale aveva fatto una incredibile scoperta casuale, come al solito, magari non è casuale, perché lui era giunto a questa conclusione facendo delle considerazioni sulla modificazione dell'altezza media della popolazione nei secoli relativamente all'alimentazione e relativamente igiene, al fatto che i terreni dove venivano prodotte le derrate alimentari non erano stati trattati con chiamiamoli in generale chemioterapici, i terreni. Lui era arrivato a questa conclusione, poi andò a trovare una certa sostanza in un certo posto e ci curò la moglie che stava per morire. Era alla clinica Villa Margherita di Roma, in via... Non mi ricordo questa clinica. Villa Margherita è una delle più importanti e più ricche. Non mi ricordo. È vicino a Piazza Bologna. Via di Villa Massimo. Ah, sì, ho capito. Dove sì, si aspettava, sì, da un momento all'altro che la moglie morisse. E lui, di nascosto dai medici, gli portava una soluzione di questo terreno che era riuscito a ottenere. Bene, la moglie è guarita. Si aspettavano che lasciasse la clinica. Probabilmente era terreno basico. Che cosa sia, sì, adesso non entriamo nel merito, perché era un terreno talmente facilmente... Il tumore è acido, quindi sicuramente... Ma sicuramente, sicuramente questo è il principio fondamentale di cui si basava e si continua a basare, fortunatamente, la terapia di modificazione del pH del sangue di Tullio Simoncini. Esattamente. Quindi potrebbe anche darsi che sia così, ma in ogni caso la cosa importante... No, perché lui fa cure basiche, base di elementi basici. Esattamente. E quindi io l'ho anche sostenuto l'altro giorno in un altro video che avevo fatto,
dove ho fatto vedere il libro che mi aveva regalato appunto Tullio Simoncini, dove dicevo, ma cazzo, ci vuole poco a capire che può darsi proprio benissimo che le cure antitumorali sono fatte con delle sostanze che potrebbero, perché nessuno è andato a cercare, certo, modificare il pH del sangue, certo, cioè la cui attività, se è un'attività realmente antitumorale, è un'attività che non è quella che loro signori dicono che fa il prodotto, ma potrebbe essere un'altra, quella di modificare il pH del sangue. Certo, certo. E qua il pH del sangue poi, scorrendo in ogni dove nel corpo, diciamo, certo, amplifica questa, certo, sua funzione. Certamente. Allora, si tratti dell'acqua di Alessiani o di quella di Lourdes, siamo poi in laboratorio e i test sui pazienti ad emettere un verdetto definitivo. Oggi, dopo anni di silenzio, ha deciso di parlare. L'ho deciso dopo aver letto di Bartorelli, spiega, costretto a espatriare per poter proseguire i suoi esperimenti sul UK-101. Quando venni minacciato, io, c'erano De Lorenzo e Poggiolini. Poteva essere giustificata la mafia all'interno del Ministero. Sì. Oggi no, oggi basta. La scienza deve smetterla una buona volta di ritenersi l'unica depositaria della verità. La scienza è ricerca, non è una religione. Non è staticità, soprattutto. Perché non vogliono sentir parlare di cure alternative? Per te, perché ostacolano chiunque abbia un'idea diversa, un'intuizione? Perché dicono subito no, non si può, piuttosto che andare a verificare. Eppure le grandi scoperte scientifiche, dagli antistaminici alla penicillina, sono avvenute per caso. Gli scienziati, come sempre, stavano guardando nella direzione sbagliata. Ciò nonostante, il vizio della superbia e della presunzione non se lo sono tolto. Prima di me e di Bartorelli c'è stato il caso del siero di Bonifacio, che è la stessa cosa. Bartorelli e il siero di Bonifacio, ricordiamo, il povero, ne abbiamo parlato ultimamente. Il povero Bonifacio fu iriso da tutta la comunità scientifica perché aveva estratto questo siero dalle capre, dalle stesse capre da cui Bartorelli sintetizza l'UK-101, e io so perché. Un po' più di umiltà da parte della scienza e la riabilitazione postuma per il povero Bonifacio sarebbero doverose. Articolo di Nichi Marcelli, dell'amico Nichi Marcelli. Allora, noi quando facevamo la pregevole rivista La coscienza del medico, andammo a fondo in questa questione e unificammo alcuni dei casi più significativi, che era il caso del siero del dottor Vieri, il caso di Bonifacio e il caso Bartorelli. Tutti e tre utilizzavano, chi direttamente, chi indirettamente... Scusa, è l'olio di Lorenzo. È un'altra cosa. No, lo so, ma ha avuto in seguito, è finito là. Ah, lì è finito perché l'hanno bloccato, immagino, non era un prodotto voluto dall'industria, è finito con la cura di quel ragazzo, è finito lì, come al solito. Tutto ciò che esula dagli interessi delle multinazionali, degli interessi economico-finanziari e soprattutto politici delle multinazionali, tutto ciò finisce nel nulla. Si possono fare anche dei film, come hanno fatto appunto nel caso dell'olio di Lorenzo. E io vidi, mi ricordo, un'intervista ai due genitori che dopo uno sforzo enorme riuscirono a trovare una sostanza che era capace di attutire e attenuare la malattia del loro figlio. Ma torniamo a noi, e lo ripeto per l'ennesima volta. Tutti e tre perseguitati. Perché? Perché utilizzavano l'estratto di una pianta. E questa è una cosa molto importante, perché anche le capre di Bartorelli e le capre di Bonifacio... Mangiavano le scorze degli alberi. No, no. Erbe? E certo, ne abbiamo già parlato altre volte, un'erba che ha dei fiori color giallo, che è il colchico, la colchicina,
cosa succede? Succede che la colchicina è un potentissimo nemico del cancro, ma siccome è una pianta naturale non è possibile brevettarla, ecco perché l'industria è contro, è tutto lì, è una questione di brevetto, l'industria e chi al servizio dell'industria si mette al servizio e va perseguitando quelle persone. Però mi sembra di ricordare che l'industria farmaceutica in particolare, ma chimica in generale, negli ultimi 10-15 anni si è fatto approvare, non mi ricordo se a livello europeo o italiano o internazionale, il brevetto sulla procedura, non sulla base. I brevetti sono di... Sì, tu hai perfettamente ragione. Capito? Quindi... Ma non è che si è fatto... Che si è fatto, è che in una particolare situazione, e io lo posso dire per conoscenza diretta della questione, in una particolare situazione, laddove, vedi il caso dell'aspirina ad esempio, e io c'ho un libro che ho fatto vedere più di una volta, un libro di 300 pagine, e dove racconta la storia politica e militare del controllo dell'aspirina. Non a caso noi abbiamo a che fare ad esempio con l'aspro. Oltre all'aspirina, che era un brevetto tedesco, nello specifico della Bayer, quello che ha fatto ingrandire enormemente la Bayer. Quella pubblicità che c'era con l'omino che faceva così, aspro. No, non era aspro, no. Quella, quella era la Cafio aspirina. Ah, sì. Di una ditterella, quindi, sì, sì, sì. Che c'era uno con la faccia da postiglione che aveva questa cosa e si chiamava, l'ho detto prima, caffiaspirina. Era un'aspirina aggiunta alla caffeina, non è male. Ma no, mi sembra che era un digestivo. No, era un digestivo. Te lo posso garantire. Poi mi ricordo. Ma poi se ci metti anche un po' di aspirina effervescente non è male, nemmeno come digestivo. Però quella era assieme alla caffeina, si chiamava caffiaspirina. Non mi ricordo più. Non a caso la caffiaspirina viene sempre utilizzata in associazione con queste sostanze, perché la caffeina giustamente è un farmaco nel vero senso della parola. Mi ricordo che c'era un cartellone 6x4 a Corso Francia, me lo ricordo bene, a Via Salaria. E anche a Via Salaria c'era questa fabbrica che poi è stata citata, io potrei anche, dove praticamente invitavano anche magari dei, se c'era un congresso a Roma, poi i proprietari di questa ditta invitavano i congressisti e li invitavano a un pranzo lì, no? Per far vedere che avevano un laboratorio di ricerca, facevano vedere che c'era un pollaio lì vicino, capito? E dicevano che quelli erano i polli su cui sperimentavano. E questo mi ricorda un tale che vicino, più o meno vicino a casa tua, era proprietario di un castello. Di un castello dove per lungo tempo ci hanno fatto i processi contro. Esatto. Il tuo amico quello che diceva i tappi delle bottiglie a Corona. Esattamente, che poi non è stato nemmeno lui che l'ha inventato. Oppure è stato copiato da uno che poi l'ha brevettato per conto suo. Come si chiamava? Non mi ricordo più. Tante volte non mi viene in mente. Vabbè, andatevelo a cercare, il castello di Sutri. Ah, ieri sera siamo stati invitati, tutto ieri, al castello di Isola Farnese. Ah, certo. Io volevo chiamarti, saresti venuto? No. Ecco, vedi. Allora c'erano i proprietari? Sì. Lui il proprietario è uno alto 2 metri? No, è cambiata la proprietà. Non l'hanno venduta? Gli inglesi che c'erano. Non c'erano inglesi, non erano inglesi. Italo-inglesi erano. Vabbè. Ci sono altri adesso. Ho capito. Quello è un bel posto sicuramente. Bellissimo. Allora, torniamo a noi. C'è un panorama tutto attorno a 360 gradi, è una cosa stupenda. Torniamo a noi, perché queste sono le cose su cui noi ci dobbiamo confrontare. Siccome, appunto, queste persone, e io ripeto, il dottor Aldo Vieri, di cui ho tutta la documentazione e ho fatta vedere più di una volta, Bonifacio, dice, ma perché, qual è il riferimento a Bonifacio o alla UK 110, qual è
il riferimento? È molto semplice. Questa è stata una grande invenzione del famoso siero di Bonifacio, il quale Bonifacio aveva notato che le capre non si ammalano di tumore. Quindi ci deve essere una ragione per cui non si ammalano di tumore. Le capre, infatti, soprattutto dalle parti di Agropoli, e cioè in quella zona del Napoletano... Salento. No, è Salento. Del Napoletano, Agropoli. No, non Salento. È Agropoli. Cilento, scusa. Nel Cilento. Ho l'impressione che sia nella provincia di Napoli, no? Sì, no, è Salerno. Cilento. Esatto, hai ragione, Salerno. Ma comunque siamo lì, in quella zona lì, l'erba è ricchissima di quell'erba. E quindi le capre, mangiando il colchico, trasformano questa erba, che in teoria dovrebbe essere nociva per la salute, in quanto distrugge le cellule, blocca l'attività cellulare. Questa sostanza invece salva le capre, le quali formano un'altra molecola che potrebbe essere molto utile ai cittadini malati di tumore, perché è una nuova molecola che utilizza l'attività antitumorale del colchico, però contemporaneamente non danneggia le cellule del sangue soprattutto. Quindi questa è una cosa meravigliosa. Sono stati sempre combattuti. Lo stesso dottor Vieri, che somministrava... È una competizione non voluta, non desiderata, è chiaro che fanno di tutto di legale e di illegale per evitare di avere un concorrente scomodo. Esatto. È la stessa cosa che ha riguardato anche la melatonina, ricordiamocelo bene, la battaglia che hanno fatto contro la melatonina, perché il primo produttore di melatonina aveva pensato bene di evitare le pastoie dell'industria farmaceutica e aveva venduto la melatonina come alimento. Bisogna conoscere queste cose. Per cui tutti contro la melatonina, non serve a niente, fa male, i pericoli della melatonina, e lo ricordiamo molto bene. Per tornare al discorso, il dottor Vieri, che fu allontanato dall'Ordine dei Medici di Roma, lui non faceva altro che somministrare a gocce, una soluzione, che poi quello che sono stati capaci di dire su questa soluzione, che era una soluzione che andava avanti a secoli, perché quella terapia lì era una terapia erboristica di secoli della Toscana, una soluzione di colchicina che è l'estratto del colchico. Tant'è vero, poi l'hanno allontanato dall'ordine, l'hanno dovuto riammettere. Come hanno fatto anche con Simoncini. Esatto. Simoncini uguale, è stato però, prima radiato e poi riammesso. Poi però, certo, poi però, siccome una tecnica, siccome quello che lo fanno sanno perfettamente che poi quello ricorre e vince perché c'ha ragione, ha sempre ragione, allora lo fanno apposta, però contemporaneamente lo sputtanano. Certo. E quello è lo scopo, perché l'industria farmaceutica deve vincere queste battaglie. Ma ormai lo sputtanamento non è più in direzione del reprobo, ma è in direzione del critico. Fortunatamente la controinformazione sta vincendo, come dimostra il caso appunto della presentatrice Mirta Merlino, che se l'è presa in saccoccia. Doppiamente. E con questo io vorrei concludere per partire con quell'altro. Chiudiamo? Sì. Okay. Questo sull'orlo del baratro, che è congeniale a quello che abbiamo detto fino adesso. Chiudiamo allora? Direi di sì.